Ciao a tutti e ancora benvenuti su Amico Beagle. Oggi parliamo di una cosa bellissima che ci dà veramente una chiave di lettura molto potente per vivere bene con il nostro Beagle. Piccola premessa, ogni tanto i miracoli succedono, nel senso che in cinofilia a tutti i livelli di solito si passano le giornate spalandosi fango a vicenda, per non dire qualcos'altro. A volte capita però che ci sia una pubblicazione, un libro, che metta d'accordo tutti. E questo è il caso di Piacere di conoscerti, il libro di Elena Garoni. In sostanza, se vai a vedere un po' i programmi di letture consigliate in tutti i corsi per diventare educatore cinofilo, questa pubblicazione è sempre presente, per un motivo molto importante. Si occupa delle motivazioni del cane. Che cosa sono le motivazioni? Praticamente è quello che il cane è disposto a fare, quello che il cane ama fare di più naturalmente. E non è solo un capriccio, non sono solo azioni che il cane ama fare per capriccio, perché gli piace, ma perché le sue doti naturali lo portano a comportarsi in questo modo. Tra l'altro, sempre in questo libro, Piacere di conoscerti, di Elena Garoni, che veramente se ti piacciono questi argomenti di cinofilia o addirittura se stai per diventare un educatore cinofilo, ti consiglio assolutamente di leggere perché è veramente bello, c'è un capitoletto dedicato proprio al Beagle. Andiamo a vedere nello specifico quali sono le motivazioni del cane di razza Beagle. Naturalmente me le sono scritte perché è molto importante e voglio fartele capire bene. In sostanza, hai una serie di motivazioni che sono molto alte, che il Beagle ama molto fare, e un'altra serie di motivazioni che sono più basse, che il Beagle non ama particolarmente, ma comunque può fare in ogni caso. In effetti il Beagle è diviso fra queste due polarità. Allora, cominciamo con quelle che il Beagle ama tantissimo fare. Il Beagle ama molto mappare il territorio, questa motivazione si chiama perlustrativa. Ama molto percepire attraverso i sensi tutti i particolari di qualcosa di specifico. Questo percepire attraverso i sensi qualcosa di specifico si chiama motivazione esplorativa. Poi ama cercare qualcosa che percepisce come nascosto. Questa motivazione si chiama di ricerca. Poi rincorre molto, in maniera, ama molto rincorrere qualcosa che si muove velocemente. Questa è la motivazione predatoria. Ricerca, poi, l'appartenenza a un gruppo affiliativo ristretto. Questa è appunto la motivazione affiliativa. Ricerca attivamente individui esterni al suo gruppo ristretto. Questa è la motivazione sociale intraspecifica. Vuole capire le esigenze dell'altro e far comprendere le sue, comunicando. Questa è la motivazione comunicativa. Questo gruppo di azioni piacciono molto al Beagle, ma piacciono molto non per capriccio, ma perché è naturalmente portato a farle per caratteristiche di razza. Andiamo a vedere quelle che gli piacciono meno. Gli piace meno tutelare i membri della famiglia, infatti la motivazione protettiva è più bassa. Gli piace meno dimostrare forza, determinazione e astuzia nel conquistare una risorsa. Questa motivazione è quella competitiva, il Beagle non ne ha tanta. Ha poca motivazione possessiva, cioè ha poca volontà di non farsi sottrarre un bene di valore. Ha una bassa motivazione territoriale, in sostanza non ama molto difendere gli spazi, che sta occupando. Ha una bassa motivazione collaborativa, questa sfumatura è importante, perché durante il suo lavoro, anche se lo fa in muta, come abbiamo già detto, tende poco a lavorare in sinergia perché è molto indipendente, è un cane molto indipendente. Questo è veramente importante capirlo quando abbiamo a che fare con un Beagle. Quindi bassa motivazione collaborativa,
in sostanza non ama molto, o comunque non è particolarmente attratto dal prendere in bocca degli oggetti e portarli in un luogo sicuro. Bassa motivazione sillegica. Questo elenco di motivazioni, questo elenco di cose che ama molto fare e altre che ama meno fare, lo riporto anche in maniera scritta perché è davvero importante. Con questa chiave di lettura hai un'arma molto potente per comunicare meglio con il tuo cane, con il tuo beagle, e per presentargli sotto una forma che a lui è più naturale ogni esperienza della sua vita. Per adesso finisco qui e ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto questo video. Ciao!